Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti alla panoramica settimanale. L'importanza degli investimenti continui è dimostrata dal lavoro dell'Agenzia Istriana per lo Sviluppo IDA, che da 20 anni investe nello sviluppo dell'imprenditorialità nella regione istriana, aiutando le start-up, offrendo istruzione agli studenti e coloro che cercano ulteriori conoscenze nel settore imprenditoriale e promuovendo uno sviluppo professionale positivo attraverso varie attività in Istria. Questa volta ha avviato il programma di cooperazione territoriale europea transfrontaliera Italia-Croazia. L'Agenzia di Sviluppo Istriana, IDA, ha organizzato una presentazione del progetto di cooperazione transfrontaliera Croazia-Italia classe 4.0 presso l'Associazione degli Artigiani di Parenzo, il cui obiettivo è migliorare le condizioni per le innovazioni transfrontaliere nell'area dell'economia blu. L'economia blu, la blue economy, è l'uso sostenibile delle risorse del mare. Si tratta di un progetto specifico perché attraverso questo progetto vengono capitalizzati i progetti realizzati in precedenza. Sappiamo che stiamo diventando una regione sempre più turistica. Il nostro obiettivo è incoraggiare l'attività delle aziende che si occupano di produzione, impegnate nella produzione di prodotti innovativi. Insieme a queste aziende di successo, istriane, presenteremo ad altri imprenditori come si realizzano i progetti e come promuovere le proprie innovazioni. Presenteremo anche nuovi programmi dell'Unione Europea e mostreremo cosa si sta facendo col sostegno dell'Agenzia di Sviluppo Istriana e della Regione Istriana. Durante la realizzazione del progetto sono state organizzate visite alle aziende istriane, la Mar Service, la SIC e la Technomont. Durante la visita alle aziende abbiamo creato un filmato promozionale col fine di affermare le innovazioni blu e il progetto e quindi lo presenteremo. Inoltre la società Moneo di Parenzo presenterà gli investimenti e il sostegno dell'UE nel settore della ricerca e nello sviluppo, sia nella regione istriana che in Croazia. Il valore totale del progetto è di 599.000 euro, di cui 509.000 euro sono cofinanziati dall'UE, dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. E il Grande Reset, il tema della conferenza tenutasi al Centro Multimediale di Fasana, che ha visto come ospite il professore Corrado Korlevic, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Visignano. Ma vediamo il significato che si cela dietro il Grande Reset nel servizio che segue. La conferenza riprende il tema di quella svoltasi a Fasana più di 4 anni fa, quando Korlevic fece notare che mai come ora sia importante studiare, lavorare e creare. Per quanto riguarda il Grande Reset, Korlevic dice: il tema è alquanto controverso perché dopo il Covid l'intero sistema politico ed economico è rimasto alquanto scosso. Il Forum Economico Mondiale è uscito fuori con questa espressione, il Grande Reset. La domanda giusta sarebbe: che cosa significa questo per l'uomo medio, per l'intellettuale, per l'uomo d'affari, per i bambini e per i giovani? Come prepararsi concretamente per il mondo che verrà, perché dopo il reset le carte vengono redistribuite. L'idea è che coloro che sono venuti alla conferenza ne traggano qualcosa per sé e per i loro figli. Gli altri protesteranno. Parte della risposta sul come prepararsi al Grande Reset potrebbe essere scoperta da tutti coloro che sono venuti alla conferenza, in particolare da coloro che desiderano un futuro migliore per i propri figli nel mondo dell'economia dell'esperienza, dove è importante essere i primi e i migliori, e per sviluppare la creatività e un diverso approccio al lavoro nei bambini per avere un successo in questo mondo nuovo. Korlevic ha indicato che il XXI secolo è il secolo della biologia. Viviamo nel momento più interessante e importante negli ultimi 40.000 anni. Tuttavia, il mondo sta affrontando sfide come il confronto militare delle grandi potenze, della Russia, della Cina e degli Stati Uniti, gli effetti e i pericoli dell'intelligenza artificiale, ma anche il surriscaldamento globale con l'aumento degli estremi meteorologici. Il mondo intero, compresa la Cina, ha iniziato a invecchiare. Non arriveremo mai a 10, 11, 12 miliardi di abitanti perché abbiamo già un grosso problema di invecchiamento. Ma abbiamo riconosciuto il problema e ci stiamo lavorando. Anche il livello del mare salirà. Fasana, Pola, Parenzo, Orsera, Rovigno devono pensare a come alzare la loro città di 2-3 metri. E questa seconda parte sarà risolta dalla natura, senza di noi. Quando si parla del futuro che è incerto, sottolinea Korlevic, bisognerebbe avere una visione del mondo rinascimentale al Leonardo da Vinci. Korlevic offre come esempio il libro del futurista danese Rolf Jensen, La società dei sogni, e il film The Truman Show, che danno una visione del futuro ma senza offrire delle soluzioni.
Tra le altre cose, Corlovich ha parlato dell'attività e del lavoro dell'Osservatorio e del Centro di Formazione Scientifica a Visignano. Presso la comunità degli italiani di Dignano è stato presentato l'interessante volume Le buone erbe selvatiche dell'Istria di Claudio Pericin, un autore che a più riprese si è occupato della flora istriana. Il nuovo volume di Claudio Pericin è un'enciclopedia ricca di immagini e di consigli utili su come riconoscere, raccogliere e mangiare le erbe spontanee che crescono nel contesto selvatico. Esistono diversi tipi di erbe selvatiche che possono essere mangiate. Molto spesso queste erbe possono essere usate in vari modi, in cucina, ma anche in altri campi come la medicina. E lo stesso autore vuole promuovere e far conoscere le piante selvatiche che crescono sul territorio istriano. Come afferma, la sua passione per le piante selvatiche ha origine ancora nella sua infanzia. Credo da mia madre che ho ereditato questa passione, in cui mi portava sempre con lei quando andava per i campi a raccogliere le buone erbe selvatiche. Poi a casa le cucinava e così mi arricchivo di nuovi saperi e anche di nuovi sapori. Sì, e poi crescendo mi è nato anche la passione per cucinare, così è questo uno dei miei hobby preferiti. Tra le 400 pagine del volume vi si trovano 72 specie di erbe selvatiche istriane scelte dall'autore. Accanto alle buone erbe spontanee, Pericin dedica alcune appendici pure alle specie velenose e quelle aromatiche ai frutti selvatici, mentre un capitolo è dedicato ai fichi ed in primo luogo ai nomi dimenticati delle numerose varietà di fichi istriani. Ma io spero che possa essere utile, soltanto se una persona è interessata a questo argomento troverà delle buone idee, delle ricette, dei consigli e potrà essere, credo, di utilità. L'importante è che sempre raccomando è di raccogliere solo quello che si conosce il 100%, perché un'erba sbagliata può dare esiti mortali. Questo è importante saperlo e bisogna, cioè prima di andare per erbe bisogna imparare a conoscerle. Questo è importante. L'anno scorso hanno pubblicato il suo articolo sulle piante mangerecce, dove sono state presentate più di 370 piante che si possono mangiare. È stato un bellissimo libro, veramente estremamente interessante, che studia la botanica istriana anche con un occhio abbastanza particolare, nel senso che coniuga anche l'aspetto culinario, l'aspetto dietologico, insomma tante caratteristiche uniche e particolari, una visione abbastanza così specialistica di un argomento vicino a tutti. Abbiamo voluto presentarlo con degli esperti che ne parleranno in maniera più approfondita e poi alla fine ci sarà anche un rinfresco con degli spunti tratti appunto anche dal libro. È un'altra di quelle pubblicazioni prestigiosissime, perché di grande cura e valore non solo nella ricerca, nel lavoro fatto dall'autore, nell'esposizione, ma anche cura nella pubblicazione con bellissime immagini, una edizione anche molto bella e prestigiosa, che danno quindi prestigio al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, ma che sulla linea delle ricerche, delle peculiarità dell'Istria. Quindi ciò che è importante è che il Centro di Ricerche Storiche continui a lavorare in maniera molto concreta nel valorizzare la storia e il patrimonio materiale e immateriale culturale dell'Istria, della comunità nazionale italiana, ma anche quello che è il patrimonio naturalistico, cosa che sta facendo anche con questa pubblicazione. Il libro non è in vendita e verrà distribuito a tutte le biblioteche e gli istituti del territorio dove potrà essere consultato. I presenti, tra cui il console generale d'Italia a Fiume, Davide Bradanini, Fabrizio Somma, direttore generale dell'Università Popolare di Trieste, e i vertici dell'Unione Italiana accanto ai rappresentanti della CNI, hanno riconosciuto il grande valore dell'opera di Pericin, come pure il grande lavoro del Centro di Ricerche Storiche con simili pubblicazioni. Presso la Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola si è svolto il Collegio Professionale Interregionale dei Direttori e Presidi della Verticale Scolastica della Minoranza Nazionale Italiana delle Regioni dell'Istria e Litoraneo Montana. Ospite dell'incontro la docente Barbara Mocibu del Liceo Artistico Giacomo Pio Manzù di Bergamo.
L'incontro con la docente italiana in sala di lettura presso la Dante si è aperto con il saluto di benvenuto da parte della preside Deborah Radolovic. Ricordiamo che la collaborazione tra il liceo artistico di Bergamo e la Dante Alighieri è nata l'anno scorso ad ottobre con il progetto ministeriale Monitor 440, le vie nella storia per una condivisa identità europea, approvato dal Ministero italiano e ideato dalla stessa docente. L'anno scorso ho vinto un bando ministeriale per un progetto che ha visto la collaborazione del mio liceo con il liceo Dante Alighieri di Pola, dove gli studenti dei due licei hanno collaborato per la creazione, ormai siamo alle fasi conclusive, il 27 maggio si terrà proprio un convegno conclusivo a Bergamo, che ha visto praticamente gli studenti del liceo italiano, del liceo Manzù, studiare le emergenze architettoniche della Pola romana e sviluppare alcuni argomenti relativi agli indirizzi delle classi che hanno partecipato, perché il liceo ha diversi indirizzi, nella fattispecie le classi coinvolte erano 4, quindi erano circa 80 studenti dell'indirizzo di architettura, di design, di grafica e di multimediale, quindi ogni indirizzo secondo le sue specificità poi proposto dei progetti che potevano essere dalla segnaletica, quindi totem, piuttosto che grafica, indicazioni eccetera eccetera per che si sviluppavano, che vengono collegate lungo il percorso principale della città romana di Pola. Due sono le metodologie presentate e trattate durante l'incontro della docente bergamasca: lo storytelling e il metaverso. Metaverso praticamente è una realtà, diciamo così, altra. Noi viviamo una realtà concreta, il metaverso è una realtà che vive nello spazio, nell'iperspazio possiamo dire, quindi nel virtuale, dove ognuno può assumere una propria identità e quindi qui ci sono comunque dei risvolti psicologici da attenzionare anche da parte del docente, e può muoversi all'interno di questa realtà come se la vivesse, quindi ha una percezione elevata, ovviamente non tangibile al momento, non tangibile, ma per esempio se si studia la storia romana, noi possiamo entrare a far parte di momenti peculiari della storia romana, quindi essere proprio all'interno di quegli spazi, vivere quindi la storia romana non soltanto perché il docente te la racconta, ma anche proprio all'interno di quegli spazi muoversi, agire, proporre soluzioni, rispondere a domande e quindi dei risvolti, sottolineo, sempre monitorati dai docenti, perché altrimenti poi si creano problemi altri, e questa immersione all'interno di mondi virtuali consente un apprendimento molto più efficace rispetto alla classica lezione, tra virgolette, didascalica del docente. Qualcosa di molto interessante, dove Barbara sicuramente darà il suo contributo eccezionale, in quanto ci avvicina al mondo virtuale, un qualcosa che al liceo Manzù in effetti è molto conosciuto e che a noi è molto distante. Reputo sia una collaborazione voluta qui oggi proprio per dare un'infarinatura ai dirigenti scolastici, volta poi ad allargare anche la collaborazione. Barbara Mocibob per noi è un'eccellente collega che ha il compito di diffondere le sue conoscenze, e in questo ambito reputo che noi, come non solo Istria ma come Croazia, siamo e come svantaggiati in questo ambito. Mi auguro che i temi saranno molto interessanti, quindi parliamo sia del digital storytelling che del metaverso, quindi nella didattica, e mi auguro, ecco, che le colleghe e i colleghi sappiano apprezzare il tutto e magari continui anche con Barbara una collaborazione molto più corposa, in quanto è una persona con la quale sicuramente avremo ancora molto da dire e molto da fare. Ma quali sono i vantaggi dei due metodi didattici virtuali? Questo c'è, cioè, un apprendimento, sottolineo, sempre condotti dal docente, perché poi i rischi di perdersi, di distrarsi, di non vivere in modo corretto queste realtà virtuali è grande.
proprio un apprendimento più immersivo, più efficace, ma anche più collaborativo, perché all'interno di questi mondi virtuali non ci sei solo tu studente, ci sono anche gli altri studenti con i quali quindi poter interagire in condizioni diverse, in situazioni diverse dalla realtà concreta. La didattica virtuale coinvolge attivamente gli studenti nella costruzione del proprio sapere, rendendoli protagonisti del proprio processo di apprendimento negli scenari di un futuro non troppo distante dal nostro presente. La prima in assoluto in collaborazione con l'Associazione Rovignese delle Persone Diversamente Abili. Questo è il giusto epiteto che descrive a pennello l'apertura della mostra personale di Micaela Zaccaria negli ambienti della comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno. L'iniziativa, che vuole dare spazio ai tanti estri creativi dei soci comunitari, non rimarrà solo un fatto isolato. Ecco come la ricchissima mostra è stata inaugurata. Oggi inauguriamo la mostra di una nostra socia, di una nostra connazionale, Micaela Zaccaria, e abbiamo il piacere di farlo per la prima volta in assoluto con un'associazione di Rovigno, l'Associazione delle Persone Diversamente Abili. Siamo veramente orgogliosi di poter vantare queste collaborazioni, sicuramente ce ne saranno molte altre. A predominare sono indubbiamente i colori, quelli della sua città, delle sue calli, del suo nucleo storico, ma soprattutto quelli della sua fantasia, così come reca il titolo della personale, i colori attraverso i miei occhi. L'autrice e la sua città sembrano tutt'uno, un binomio inscindibile, o meglio un amore per i dettagli, ma soprattutto per questi colori che a Rovigno si rinnovano sempre, pennellata dopo pennellata, tecnica dopo tecnica. Col pennello e con la spatola dipende, un po' uso tutti e due, ma anche dipende dal quadro, del motivo, cosa disegno. Ma vediamoli ancora questi colori, dato che ogni quadro ha un suo messaggio, una sua tecnica, seppure molti lavori si rifacciano al tema della natura morta. Una scarna informazione scritta sul muro, un invito ad osservare. E ad aprirsi è subito il colore dei fiori e della natura, motivi che l'autrice sente in particolar modo. Micaela, le sue tavolozze le ha utilizzate per bene, non è stata affatto avara in fatto di colori, anzi sembra che nei suoi quadri ci sia proprio tutto l'arcobaleno. I colori che usa Micaela sono proprio vividi, parlano con un ottimismo. La tecnica d'olio a lei è molto importante, perché non si asciuga così presto, lei può fare per tanto tempo, sì, se ha bisogno di qualcosa si può correggere, è così, è una tecnica che a lei è adattabile. Seppure questa sia una delle prime personali, questa 23enne ha già fatto conoscere molto tempo fa il suo talento come alunna della scuola elementare italiana Bernardo Benussi. È stata l'autrice di simpatici ricordi che la scuola ha donato durante un'importante occasione. Questa però per Micaela è stata un'occasione ancora più importante, un attimo tutto suo, un motivo di orgoglio oltre ad una sostanziale dimostrazione. La capacità di entusiasmare pubblico e critica, e naturalmente entusiasmare anche noi. Questo in chiave così naif è forse il lavoro che più parla del suo amore per la natura. Più che un titolo, porta un nome semplice. Questo nome è Vicky, e lasciamo decidere alla vostra immaginazione se sia il nome del ragazzo o quello del cavallo immortalato. Anche la ballerina realizzata con la tempera ha una storia tutta sua. L'autrice ci ha confidato di tenere in particolar modo questo quadro. Il suo è un affetto particolare per la ballerina, mentre la medesima figura sembra restituire lo stesso amore. Fatto sta che Piazza Campitelli, sede della comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno, fino a metà aprile sarà un luogo ancora migliore,
sarà una comunità che ha saputo dare spazio, voce e soprattutto colore a chi è differentemente abile. La comunità degli italiani Armando Capolicchio di Galesano nasce nel lontano 1947 e oggi porta avanti un importante ruolo nel mantenimento delle tradizioni, degli usi e dei costumi di Galesano, nonché del suo inconfondibile dialetto, l'idioma arcaico istriotto di Galesano. La comunità conta numerose attività, quali il gruppo folcloristico, la filodrammatica, il gruppo letterario, il laboratorio di cucina e ceramica, il coro misto e la collaborazione con la scuola locale e le altre comunità. E dopo 2 anni pandemici la comunità ha ripreso con le sue attività. Abbiamo rifatto il torneo di Briscole 3-7 dedicato al nostro attivista Mario Moscarda, quindi un'ottima adesione al torneo. Altre cose in corso che stiamo preparando, quindi di nuovo abbiamo ripreso laboratori di cucina, quindi sempre l'anno scorso avevamo iniziato, quest'anno continuiamo con i piatti tipici, quindi dai nostri maccheroni ai grostoli e altre cose che offriamo alla gente di imparare e di nuovo rimanere. Trasmettere anche questa parte della nostra tradizione, della nostra tradizionale cucina galesanese. I sabati invece sono dedicati ai bambini, tra cinema e cartoni animati. E quest'anno la comunità festeggerà il 75esimo anniversario della fondazione. Abbiamo intenzione di aumentare le attività, quindi incontri sportivi, serate letterarie, serate con il folklore, insomma stiamo organizzando quello che è l'anno dell'anniversario. Naturalmente per noi è anche molto impegnativa l'estate, dove abbiamo le nostre tradizionali feste, quindi la degustazione e poi la festa delle ciocche, però bisogna iniziare adesso a organizzarci e a prepararci. Ogni anno esce il nuovo numero del giornale Il Portego, voce ufficiale della comunità degli italiani Armando Capolicchio di Galesano, tra le cui pagine è racchiusa tutta la cronologia delle molteplici attività dell'associazione nell'anno trascorso, dalle iniziative culturali a quelle sociali, gastronomiche e sportive. Vi sono inoltre alcuni articoli su temi e aspetti specifici del territorio, sia di attualità che storici. Ricco anche il corredo di immagini, scelte dai responsabili di redazione, che hanno deciso di concentrarsi soprattutto sulla storia, sull'arte, sulla letteratura, sulle tradizioni, nonché sugli usi e sui costumi del passato, senza dimenticare però il presente. È così che la comunità di Galesano, tra eventi gastronomici e culturali, manda avanti la tradizione da generazione a generazione. E ritorna a fine settembre la 5ª Maratona di Pola. La manifestazione sportiva si svolgerà il 22 e il 23 di settembre e si concluderà con il grande concerto della band Psicomodo Pop nell'anfiteatro polesano. 2 giorni di sport e di intrattenimento. Come negli anni precedenti, anche quest'anno tutte le partenze avranno luogo sabato 23 settembre alle 20 davanti all'anfiteatro, con intervalli per categoria per 5, 10 e 21 chilometri. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.utrca.com. L'organizzatore fornirà anche un ricco pacchetto di partenza per tutti i podisti al momento del ritiro dei numeri, spiega Robert Frankovic del Club di Atletica Marathon 2000. L'anno scorso alla maratona hanno partecipato 1.000 podisti, mentre per questa edizione sono attesi circa 1.500 in tutte e 3 le categorie, il che dimostra ulteriormente l'attrattività della maratona polesana, sottolinea Frankovic. Andrea Petric dell'Arena Hospitality Group ha presentato il progetto ricordando l'unicità dello scenario e l'attrattiva di tutte le gare, con un'enfasi sulle gare per i più piccoli, che si terranno venerdì 22 settembre con partenza in 5 categorie. Gare per bambini di 3-4 anni, di 5-6 anni e poi per i bambini della prima e della seconda classe, della terza e della quarta e l'ultima categoria per i bambini della quinta e sesta classe. Le gare per bambini si svolgono da 150 metri a 250. Anche nella sessione dedicata ai bambini ci sarà tanto divertimento, sport, musica e premi speciali, sottolinea Petric. Abbiamo creduto sin da subito in questo progetto. Abbiamo raggiunto numeri significativi, più di 1.000 partecipanti. Ed inoltre stiamo inviando al mondo il messaggio che Pola è una città che ama lo sport e che promuove uno stile di vita sano.
Correre per il centro storico e godersi i monumenti, ma allo stesso tempo essere parte di uno spettacolo unico, sono i principali punti di forza che rendono speciali queste gare. Per tutti i partecipanti alla gara e anche per il pubblico, sarà organizzato nell'anfiteatro il concerto del gruppo Psicomodo Pop. La città di Pola, in qualità di partner del progetto, sostiene tali eventi sportivi e ricreativi di valore che promuovono uno stile di vita sano. L'ormai tradizionale corsa attraverso la città, con arrivo nella nostra bellissima arena, che si svolge durante il Festival Visualia, è qualcosa di cui possiamo davvero essere orgogliosi e invitiamo i concittadini a unirsi a noi, ha concluso la vice sindaco Mocenic. Ed è tutto per stasera, grazie per la vostra attenzione, ci vediamo domenica prossima alla stessa ora. Buona serata.